Bianca Guaccero conduce Detto Fatto, al posto della storica padrona di casa Caterina Baliva. E al suo fianco ritrova l'amico di vecchia data Giovanni Ciacci. Comincia oggi una nuova avventura di Bianca Guaccero, padrona di casa del programma di Rai 2 Detto Fatto, dove prenderà il posto di Caterina Baliva. Al suo fianco ci sarà comunque un volto noto, l'amico Giovanni Ciacci, veterano del Factual, che ha deciso di restare fedele alla trasmissione che l'ho fatto conoscere al grande pubblico televisivo. Ma come stanno andando le cose a così pochi giorni dall'esordio? La confessione è arrivata dalla stessa padrona di casa nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale di Più. In essa Bianca ammette di essere particolarmente presa dagli ultimi preparativi, la prima puntata è alle porte, perciò sono immersa nel lavoro tra prove e riunioni. E sono pure alle prese con un trasloco, perché per presentare questa trasmissione ho lasciato Roma e mi sono trasferita qui a Milano. E sono ancora in alto mare. Tanto che solo poche ore fa mi hanno consegnato gli ultimi scatoloni. Punto Bianca Guaccero, nessuna rivalità con Caterina Baliva, ha detto Fatto. Bianca Guaccero ha preso il posto di Caterina Baliva, passata su Rai 1 dove condurrà Vieni da me. La loro sarà una rivalità televisiva, in quanto le due trasmissioni andranno in onda nella stessa ora, ma non si potrà dire la stessa cosa dal punto di vista privato. I rapporti tra i due volti del pomeriggio Rai, infatti, sono ottimi, come confessa la Guaccero. Nella vita tra di noi ci sono stima e affetto, tanto che ci siamo fatte un in bocca al lupo reciproco per i due programmi. Prendere il suo posto è un grande onore ma anche una grande responsabilità. Questo programma per me è un salto nel buio, qualcosa di totalmente diverso da tutto quello che ho fatto oggi. L'emozione è tanta ma sono piena di entusiasmo. I meccanismi del programma non verranno modificati della nuova edizione, considerando il successo ottenuto in passato. Per questo continuerà ad ospitare i volti storici, che il pubblico ama, aggiungendo anche qualche argomento nuovo. Ad esempio, dedicherà grande spazio alla ginnastica, presentando con l'aiuto di una istruttrice alcuni esercizi per mantenere la forma. L'amicizia con Giovanni Ciacci. Bianca Guaccero troverà a Detto Fatto il suo caro amico Giovanni Ciacci, che conosce dal 2009, quando recitò nello spettacolo teatrale Poveri ma belli, diretto da Massimo Ranieri. In tale circostanza Ciacci disegnò i costumi e tra loro nacque una bella intesa che, con il passare del tempo, si è trasformata in vera amicizia. Ritrovarlo ora sul programma di Rai 2 è un vero regalo. Giovanni mi sta aiutando ad ambientarmi qui a Milano, dove mi sono appena trasferita. E, dopo 20 anni a Roma, questo è stato un altro cambiamento radicale non solo per me ma anche per mia figlia Alice, che ha quasi 4 anni ed è nata dal mio matrimonio, ora finito, con il regista Dario Apocella. E, a proposito di amore, il settimanale di Più si interroga riguardo un nuovo uomo al fianco della Guaccero al momento, però, lei nega di essere di nuovo innamorata, confessando di gradire la sua vita di donna single. Copyright Riproduzione riservata.